E buongiorno cari amici, buona domenica a tutti e possiamo iniziare la nostra sbarbata, no? La nostra rasatura domenicale con un nuovo articolo. Scusate, oggi ho una voce un po' dell'oltretomba, ma ho un po' di bronchite e allora parlo così. E ci dobbiamo un po' accontentare tutti, mi dispiace. Allora, Above the Tie, Atlas S2. Questo incredibile set di pettini combinati insieme, open comb e slant. Quindi guardate, una configurazione aliena, eh? Uno dei rasoi al mondo, allora, non direi più aggressivi, perché pur con un settaggio così spinto, la rasatura riesce ad essere comunque dolce, dolce ma decisa. Allora, io inizierei a bagnarmi innanzitutto il viso. Il prebarba l'ho fatto prima della barba, chiaramente. Semog 1305, no, il peloso di oggi che ci terrà compagnia. Il peloso. Tra un po' farò la barba col gatto. I pennelli cominciano a costare tanto, prendo il gatto. E lo utilizzo, gli fa anche bene. Allora, Taylor Natural Shaving Cream. Questa è sostanzialmente lo stesso preparato della Organic. Gli ingredienti sono praticamente gli stessi. Cambia un po' diciamo che Natural è più. Se l'Organic ha qualche nota di olio, di argan, qualche profumazione, la Natural è proprio Natural, non ne ha nessuna, tanto per darvi l'idea di cosa stiamo parlando. Allora, ne prendo una dose generosa da mettere sul 1305, il cui ciuffo è già ha ben rodato dalle mie precedenti rasature. Andiamo a semimontarlo nella faraonica ciotola che oramai, guardate, sta diventando vintage, ma voglio che tutta questa copertura argentea poi venga via, in modo che rimanga soltanto il vetro con l'anima dorata, un po' tamarro, eh? Ma chi se ne frega tanto. Chi è che non è tamarro dentro? Allora, vediamo una cosa, perché sono un po' maniaco dell'ordine. Chiudiamo la ciotola. Apriamo la ciotola e passiamo al montaggio in video. Non ho armato il rasoio perché mi sono dimenticato, ma poi lo armiamo insieme, quindi il 1305 in tutta la sua morbidezza. Certo, dopo aver provato l'820 di Semog, il 1305 è più duro.
Se muovo 820, sa il fatto suo. È un signor pennello l'820. Guarda, Taylor non si smentisce mai. Guardate che compattezza. Protezione massima, eh. Intanto che la schiuma penetra all'interno delle zone della zona pelle, vi presento la lametta Voskhod Teflon Coated, quindi a rifinitura Teflon per una maggiore scorrevolezza. La ussa Voskhod che vado a scartare in questo momento, doppia confezione, priva di colla. È fantastica, si vede il Teflon. Proprio l'opacità del Teflon. Andiamo ad armare questo pettine che a vedersi fa incute timore. Guardate che pettine, ragazzi, guardate che roba, scavato dal pieno, eh. Qui non parliamo di presso fusione o qui parliamo di alta torneria. Si dirà alta torneria, boh, chi se ne frega, ogni tanto coniamo qualche termine. Come facevano i professori a scuola, vi ricordate? Oppure qualche studente sente ancora qualche professore che conia dei termini del tutto personali. Bene, cari amici, andiamo a provare questo Evolve TIE Atlas S2. Versione Atlas, a me piace molto perché ha il manico corto. Open comb e slant insieme. Perché esistono altre versioni di questo S2, con manico medio e lungo, che a me personalmente non piacciono. Preferisco il manico corto su alcuni tipi di rasoio, come questo per esempio. Guardate com'è protettiva la Taylor, addirittura non si stacca.
Durante il passaggio della lama. Sto andando molto leggero perché chiaramente con una configurazione a doppio pettine così, open slant, eh sì, bisogna stare un po' cauti. Ecco qua, la prima passata si è ultimata e moltissima barba è stata asportata. Come ben vedete, adesso molti di voi mi hanno chiesto se è possibile, se ci sono rasoi che danno una rasatura soddisfacente con una sola passata. Bene, questo è uno di quelli. Con una rasatura così, da 10 minuti, 10 minuti, poi io ho parlato, ho preparato il tutto, però se utilizziamo magari in velocità una schiuma da barba già pronta, non io non ho limite. Voglio dire, in 5 minuti la mattina avete fatto tutto, eh? Se non avete tempo da dedicare alla rasatura, per esempio, c'è chi si alza alle 5 del mattino e non penso che voglia mettersi qui davanti allo specchio per mezz'ora. A farsi la barba basta una passata con un rasoio molto efficace, molto efficace, e soprattutto non è un R41 che magari alle 4 del mattino risulta un po' pericoloso, eh? Che spennellate. Questa Taylor è incredibile. Come tutte le Taylor. Incredibile. Thank you for watching. E andiamo di passata obliqua. È veramente bello questo rasoio. Bello nel senso che bello efficace. Perché poi è molto caratteristico, no? Cioè, non è che andiamo a comprare un rasoio
Guardate, il manico è stupendo, è della lunghezza giusta, la testa slant e open. E guardate, è incredibile, è stupendo. Dicevo, il prezzo è elevato, 160 sterline con la spedizione, un minimo di spedizione vi costa circa 220 euro portato a casa. Però è l'unico rasoio al mondo in questa configurazione, no? Cioè non è che andiamo a comprare il solito open comb o il solito slant. È una configurazione estrema per quello che l'ho comprato. Cioè, è unico al mondo. Vedete che qua inizio a sentire il viso già con pochissime asperità di pelo. Grande rasoio questo Above the Tie S2. Bel rasoio, veramente. Bel rasoio e la lametta, soprattutto questa Voskhod con il riporto al teflon. C'è ancora da parlare sulle lamette, eh? Ho scoperto moltissime cose dalle mie ricerche, quindi prossimamente nuovi video riguardanti le lamette. Informazioni che non si possono lasciare solo a me, oppure sperdute nel web, ma sono state catturate, rielaborate e poi saranno esposte. Ecco qua. Si chiude il sipario. Luce oggi fa proprio capricci, ormai non si accende più neanche con il movimento. Boh. Incredibile. Sentite che voce oltretombale. Pilernia the Ghost. Contropelo Above the Tie S2. For this incredible razor. Scusate, ogni tanto faccio qualche battuta in lingua italianizzata, spaghettata. Eh sì, perché ci guardano anche dall'estero, leggono i commenti, guardano. Thank you for watching. Hola amigos. Estamos aquí. Che rasoio. Che rasoio.
Costa tanto, sì, amici. Purtroppo è uno di quei rasoi che uno decide di acquistarlo, male non fa, cioè scontento non rimane di sicuro. Guardate, ma poi anche in contropelo è dolce. Il merito va comunque alla lametta, su anche per la scorrevolezza del teflon. È incredibile, no? Io no, i passaggi della lama non li sento, non lascia niente. Sta veramente facendo i ritocchi. Basta, non c'è altro. Incredibile. Incredible. Cari amici, che rasoio. Io non riesco a farvi a zoomare perché questo telefono non ha l'autofocus sulla telecamera frontale, anche se in altissima risoluzione, però non so se riuscite a vedere la bellezza della lametta in dettaglio. Guardate che è fantastico questo rasoio. È bellissimo. È bellissimo e soprattutto è di una fattura incredibile. E sarà incredibile anche la fattura che vi manderanno quando lo acquisterete, da 220 euro. È un fatturone. Bene, cari amici, la rasatura si è conclusa al meglio. Vedete, io praticamente non ci sono né irritazioni, non ci sono tagli, è un rasoio molto deciso ma dolce, sa il fatto suo, costa tanto. Quindi a certi livelli di prezzo l'utente pretende esige che la rasatura venga in questo modo, cioè debba venire perfetta, senza irritazioni, e se qualcuno si taglia è colpa dell'utente, non deve essere del rasoio perché è troppo aggressivo. E parlo per esempio di Mueller R41, troppo aggressivo. È vero che, se
sta poi nell'utente gestire il rasoio, però l'utente deve essere bravo, cioè nel senso che un R41 ti dà molta adrenalina mentre lo utilizzi, però anche utilizzandolo con la massima attenzione il taglietto ci scappa sempre. A mio avviso è troppo aggressivo, troppo efficace. Va bene così, per carità, dobbiamo avere questo tipo di rasoi, però è meglio avere qualcosa di più efficace e domabile. Floyd, questo è il vigoroso, certo. Floyd vigoroso. Gettiamo un po' di benzina. Ah. Vigoroso, ma questo è veramente vigoroso. Questo alle 4 di mattina non vi sveglia, vi adrenalizza. Da, eccezionale. Ma sì, mettiamone ancora. Sapete che io mi faccio la doccia, no? Mi sciacquo il viso con il dopobarba. Veramente vigoroso questo, eh. Ragazzi, questo vi fa passare la bronchite, ma non si può bere. Vabbè, chiudiamo, va. Chiudiamo perché altrimenti me lo bevo davvero. Cari miei, la rasatura moderna ci offre dei prodotti incredibili, buoni, sotto ogni profilo. Questo vigoroso, per esempio, è un esempio. Per esempio, è un esempio. Cacofonia. Above the tie, rasoio stupendo, moderno, costosissimo. Questo si entra nella storia dei rasoi, nel vintage. Per la sua particolarità, non lo so, nel 2040 peggio per chi lo comprerà, che lo pagherà, che ne so, 1000 euro, 2000 euro. Taylor Natural Shaving Cream, Taylor che non si smentisce mai, fantastica crema protettiva. Guardate, ha protetto il viso in maniera incredibile. Guardate che BBS, magari, certo, non lo visivamente non potete, non è tangibile. Però io veramente sento un liscio incredibile sul viso e non ho sentito la lama, non ho sentito questa incredibile Voskhod, questa Voskhod con il riporto in teflon che potete utilizzare su qualsiasi rasoio. Non l'ho ancora testata su un Closed Comb, o forse sì, non ricordo perché ho un background di test molto elevato e non sempre riesco a segnare tutte tutte le prove di rasatura con tutte le lamette. Magari la provo domattina e vi saprò dire in futuro. Bene, cari amici, la rasatura si conclude in questo modo, quindi non posso che augurarvi un'ottima giornata, una buona domenica o comunque una buona settimana a tutti voi. Grazie di tutto. Non ho messo la crema, ma non importa, posso metterla anche adesso, intanto che vi saluto. Questa Arrivita Lift, prodotto rubato al mondo femminile, ma tanto chi se ne frega, funziona benissimo. Cari amici, ma prima ho detto background di lamette, ma si dice
un vuoto di terminologia. Ma che ne so, non lo so, me lo direte poi voi nei commenti. Io sono addormentato. Background. Cos'è il background? Io intendevo dire ho provato tante lamette. Non ricordo se l'ho provato sul closed. Devo avere un po' di febbre, poi ho preso due aspirine, quindi perdonatemi. Però umilmente vi chiedo scusa, vi dico che background di lamette. Ciao cari amici, a presto!